E salve a tutti, gente. Qua Jane Gamer che parla e oggi siamo qui su Paper Mario, il portale millenario. Nello scorso episodio, beh, abbiamo iniziato, abbiamo fatto un episodio anche bello lungo. E oggi andiamo avanti. Abbiamo portato la mappa al portale millenario, per l'appunto. E in questo modo ci ha indicato dove andare, alla piana dell'Iride. C'erano altre zone qui dei sotterranei che si poteva esplorare col cartaplano. Ehi Mario, non hai ancora attivato la tessera che ti ha dato il professor Gumestein? Se non lo attivi la tessera non ti servirà a nulla. Dai, proviamo ad attivarla. Ok, sì, è vero, avrei dovuto attivarla. Non è in partner, è in tessere. Ecco qua, tessera mazzapicchia, però abbiamo solo 3 PT. Punti tessere. Dicevo, ci sono altri punti che potevamo usare col cartaplano, ma non ce l'aveva fatta perché c'era Gumbestein, va bene. E questo è il punto dove andare per proseguire, se non sbaglio. E se sbagliate c'è un Gumbistrice. Buongiorno. È viscido. Calamacchio! Mi hai fatto male! Calaca, 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 calaca! Avete fatto un grave errore a far male a un calamacco? Perché, beh, quando c'è tra parentesi ci sono un sacco di lettere messe a caso vuol dire che sta parlando nella sua lingua, diciamo. Siete proprio malvagi, siete brutti e cattivi. Ma io ti conosco, tu sei quell'impertinente baffuto che fai finta di non capirmi? Beh, teoricamente non possiamo capirti. Sarai punito per la tua sfacciataggine. Mario, ricordati di quel che ha detto il professor Gumbestein. Quei pesanti Y possono scambiarci di turno. Sei pochi punti vita. Manda avanti me con Y. Vero, ma io. Impossibile ce la vado, ok. Ma io mando avanti te per un altro scopo. Enciclopedia, questo qua teoricamente è il primo boss. Vai. E i boss devono essere anche loro enciclopedizzati. Ah, e adesso che abbiamo fatto. Abbiamo una tecnica speciali. Abbiamo anche la possibilità di capire cosa servono i Ichestile. È un calamacco! Com'è viscido! A me ste cose viscide fanno senso. I suoi punti vita massimi sono 12. La potenza è 1, la difesa è 0. Attacca con l'inchiostro. Colpisci i suoi tentacoli. Cadrà a terra ed arriverà l'occasione per batterlo. I tentacoli hanno 3 punti vita. Su Mario, attacca il viscido, volevo dire il calamacco. Ok, infatti è così più ci danno lui e ci fa anche vedere i punti vita delle braccia. Adesso se notate, tra le sedie del palcoscenico ci sono gli spettatori. E lì sotto all'angolo c'è anche il numero di spettatori che abbiamo, 2 per ora. E beh, a quanto pare è comune trovare le calamacchie nelle fogne. Solo che questo calamacco è fatto molto meglio del primo Paper Mario. Beh, dovevo ecologizzare. Questa è l'unica pecca di dover ecologizzare. Perdiamo turni. Ma guarda un po'. È vero che hai pensato questo è buon fritto? Oh, ancora meglio. Umido co con i piselli. Sì, l'ho pensato. No, non l'ho pensato. Sì, l'ho pensato. Ah, lo sapevo! Va bene, scusate, ho fatto fare la figura del cattivo a Mario, va bene. Testata. Va bene, anche se fallisci, tanto. Mancava un punto vita. Va bene, però te non dovevi fallire.
Comunque, rispondendo così, ci ha attaccato una volta in più, tanto per dire, però. Oppure no, ci ha attaccato due volte perché aveva due tentacoli, vero? Dai, però. Si può attaccare col martello questo, vero? Giusto. E prendendo anche il suo tentacolo, cade a terra. E si vede che è tipo fatto con la carta, è fighissimo come design per questo gioco. Testata. Perché per ora abbiamo fatto. Devo imparare a usare sta cacchio di tecniche. Però abbiamo fatto male solamente sui tentacoli, ma non a lui, quindi. È vero che posso usare anche mazzapicchio, volendo. Ha usato un suo turno per alzarsi, sto per dire. Grazie. Quell'energia stella che è salita lì è proprio. E infatti adesso abbiamo anche spettatori. Più facciamo mai comandazione, più spettatori arrivano. Più spettatori arrivano, più punti stella possiamo accumulare, quelli là sopra. Che non si accumulano in modo diverso rispetto al primo gioco. Comunque, martello time. Mazzapicchio. È come martello ma più potente. C'era anche il primo Paper Mario questo tessera. Questo è l'attacco che aveva anche Calamacco nel primo gioco. Che però attacca tutte e due stavolta. Smettila di fallire. No. Tanto vado ad usare il martello allora. Normale. Ciao. Notare che mi ha una doppia faccia. E boh, se ne vuole così. Ok. Brava Gumbella. E questo è il tubo che ci porta là. Al. Dai. Scenario scena 1, non più capitoli a quanto pare. Mario, il castello e la dragonessa. Piana dell'Iride. Questa è la piana dell'Iride, dove dovrebbe trovarsi la gemma stella. Forza Mario, iniziamo l'avventura. E sì, siamo alla piana dell'Iride adesso. Dove ci sono nemici. Ok, innanzitutto questo. Cos'era? Oh, Mario, guarda laggiù! Accipicchia, non avevo mai visto prima d'ora un mostro così grande. Che spavento, ragazzi, sei un bel. Sei in un bel paesaggio, a meno spunta fuori quell'attrezzo. Comunque, quella sarà di sicuro l'entrata del castello. Su Mario, proseguiamo. Entrata del castello a cui non possiamo accedere per ora. Già, peccato. Fungo. E ci sono nemici vecchi e patetici. Tessera. La tessera è tutto rischio. I nemici a volte sbagliano mira se Mario è in pericolo. E i nemici in questo gioco sono più veloci di voi perché non c'è più lo spin attack. Quindi probabilmente è per questo che l'hanno fatto. E questi qua sono tre. Già. Di solito bisogna dare priorità a quello che ha l'oggetto. Vai. Non ho neanche provato ancora a usare
la difesa plus, diciamo. E se notate ci sono differenti entità nel pubblico, possiamo dire. Alcune entità sono speciali, fanno cose, anche tipo i timidi, per dire che hanno una cosa speciale, diciamo. Giorno. Anche te vuoi sconfiggerlo? Ehi. Si è buggato. Ma dai, ma ti stai buggato, serio? Era proprio incastrato. Io ti vuoi attaccare. Grazie. Fammi attaccare. Vai. Ieri ci sono sia Goomba che tipi timidi. A guardare. Anche perché tipi timidi non li si combatte in questo gioco. Non compaiono neanche. Compaiono solamente nel pubblico e basta. Però vai. Ma perché tutti sti Goomba hanno sti cacchio di oggetti? Se non sbaglio, non so se è vero questa cosa o no, hanno possibilità di droppartelo quell'oggetto che hanno. Ma mi sa che non è questo il caso. E gombistrice, diamine. Oh, guardate cosa c'è qui. Qua avete visto? C'è un Goomba che voleva lanciarci un sasso. Avete visto che c'era un segnale X con le righe gialle e nere come pericolo, diciamo. In quel modo attaccherete quello lì che vuole lanciarvi un sasso, e però allo stesso tempo lo farete scappare via. Quindi te effettivamente Goombella non mi servi con loro. Purtroppo è vero, non ci danno. Non abbiamo ancora nessuno che può. Nessun parte che può attaccare lui. Ah, giusto. Una cosa che è stata aggiunta nelle tecniche. Prima c'era solamente fai niente, difenditi. C'era solamente fai niente o fuga. Anzi, non c'era nemmeno fuga per i partner. Qua queste cose sono tutte e tre nuove. Fuga perché non poteva farlo prima il partner. Difesa è come fai niente, solo che ti difendi per l'appunto. Hai un punto di difesa in più facendo quello. E applauso. Con applauso applaudi. Non fai niente, ma applaudi per ottenere più punti di stella. Effettivamente avrei dovuto fare difesa, però non sono molto intelligente. E il segnale di pericolo c'è anche per i partner. Ma tra quelli però non c'è bisogno però di curarlo. Ci porta qua sopra, che non possiamo prendere per ora. Grande. Ah, Mario, stavo per dimenticarmene. Se c'è qualcosa che vuoi sapere durante l'avventura, premi il pulsante X per usufruire delle mie abilità. So così tante cose. So così tanti pettegolezzi che potrei scrivere un'intera enciclopedia. E quella che leggi che cos'è? Vai via. No. Bene, forse bisogna curarla, Goombella. Sbaglio anche, quindi. Oh no! Ti odio. Uff, meno male che mi sono parato. Ah, entrambi siamo in pericolo. Ti odio, Goomba. Dai, anzi. 3 punti vita a tutti. Morite.
Bene. Tra poco facciamo anche un level up, quindi ancora una folla così mi sa che c'è un level up, però va bene. Uff, la strada è bloccata, come facciamo? Nuova meccanica introdotta anche questa in questo gioco. Si può andare nel background, nello sfondo, letteralmente. Non si vedrà praticamente niente, si vedrà pixelato come non so cosa Mario, ma va bene. Però bisogna premere questo. Sempre apprezzato l'effetto kart. Vediamo se c'era qualcosa qua in fondo. Sì, c'era una scheggia stella, perché anche in questo gioco ci sono le schegge stella. Yuppie. Però perlomeno stavolta. Ok, qua non c'è più niente. Perlomeno stavolta non bisogna rispondere a 64 domande per averne 64. Quindi forse è ancora peggio. Quindi non lo saprei dire. Dai, Gumbella, resisti ancora un po'. Vai. Ah, il fiore che ho usato, bene. Borgo Fiore. Salve forestieri. Questo? Questo è Borgo Fiore. Siamo felici di ospitare nel nostro bucolico villaggio. Da quando la dragonessa Crimilde ha preso a svolazzare da queste parti, non si è più vista gente di passaggio. Crimilde? Deve essere il mostro gigante che abbiamo visto prima. Bene, 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 Crimilde, un nome da non dimenticare. Chiacchiera a parte, hai mai sentito parlare della Gemma Stella? Gemma Stella? Mai sentito nominare. Però potresti chiedere al sindaco del borgo. È il più vecchio e longevo delle tartarughe. Vedrete che lui lo saprà di sicuro. Proseguite per di qua e cercate una casa rossa. Il sindaco vive lì. Rossa? Rosa? Di pessimo gusto ma facilmente riconoscibile. Ok, ricevuto. Grazie, moccioso. Perché l'hai chiamato moccioso? Comunque, abbiamo bisogno entrambi di una dormita. Vero? Anche te sei a costo, vero? Sì. Scettici. Che ci fate pagare adesso? Avete riposato bene? Ne sono felice, grazie, arrivederci. Bene. Ah, giusto. Qua non ci sono più i muri invisibili. Qua se cadete in acqua perdete un punto vita. Ci fanno un punto schifoso. Che imbecille. Dai, ho già perso dei punti vita. Vabbè, qua intanto c'è un negozio. Anche questi sono diminuiti perché, beh, ci sono meno villaggi in questo gioco e basta. Fiore di fuoco, blocco Paolo, li conosciamo. Guscio duro, forse. Questo dovrebbe essere nuovo. Pappa molla. Rende un nemico morbido e abbassa la sua difesa. Ah, ok, una bassa difesa e basta. Sciroppo miele, fungo. Ma sì. Ah, aspetta, qua ci sta spiegando un'altra cosa. Praticamente ci stava spiegando anche qua una nuova cosa. Se comprate sempre dallo stesso negozio, accumulerete punti. E
vendita che potete usare che aumentano gli sconti degli oggetti. Perché ci sono gli sconti in questo gioco, se non sbaglio prima non c'era. Queste sono semplici case abitate. E sarebbe il villaggio Koopa di questo gioco alla fine. Se qua sono le tre sorelle belle fiere. E ha detto una casa rosa? Beh, questa qua è rosa. Minchia, Fuxi è proprio acceso questo. E questo qua che sembra una imitazione di Koopa Koot è il sindaco della città, ma non è fastidioso come lui. Che volete, mascalzoni? Via brutti ladri. Cosa? Siete messi... cosa vi siete messi in testa? Non ho proprio un bel nulla in questa casa, intesi? Posso darvi qualche spicciolo, il mio carpace centenario, ma niente di più. Vi prego solo di non portarmi via le foto di me e mia moglie da fidanzati. Ci tengo molto. Ma dai. Come? Non siete ladri? E allora, casa ce cosa cercate da me? Le gemme stella? Beh, ditelo subito, no? Ebbene, la gemme stella che volete tanto, tanto si trova. Dove si trova? Non me lo ricordo più. Ah, certo, c'è la Crimilde. Crimilde è una dragonista terribile, la conoscete? Solo di nome. Il nostro borgo e i villaggi limitrofi sono terrorizzati dalla presenza di Crimilde. Beati voi che siete giovani e spensierati, anzi, perché non ve la sistemate voi? Certamente. Oh, grazie, grazie. Che sospiro di sollievo. E se vincerete Crimilde riceverete l'auta ricompensa. Come dite, non volete ricompense? Certo che sì. No, non ci serve. Che prodi giovinotti, idealisti e generosi. Senti un po', tu come ti chiami? Mauro? Proprio un bel nome, Mauro. Ho detto Mario. Ho capito, Mauro, sì, Mauro. Se vuoi andare al castello, cerca un condotto segreto, non troppo lontano dal borgo. Non so dove si trova, ma so che poi potete usufruirne, mi sembra, la chiave del sole e la chiave della luna. Due nomi misteriosi, vero, eh? Delle chiavi dovrebbero essere nascoste da qualche parte nella rocca selvaggia. Forza Mauro, cerca il condotto e raggiungi il Crimilde. Il primo capitolo è incredibilmente simile a quello del primo Paper Mario, ma con alcune differenze. Comunque, hai ricevuto un'email. Nella tua casella postale c'è un'email da leggere. Potresti aver ricevuto da qualcuno che hai conosciuto durante la tua avventura. Usa il mail boy per leggere e trovi fra gli oggetti rari. Apri il menu. Va bene. Il mail. Dov'è? Mappa gemme strane che dovete essere. Ok, mail boy. Questa qua è la registrazione. Gumbestein, l'email. Salve Mario! Come va la vita? Qui è Gumbestein, che vi scrive fra le cartacce del suo studio. Mi hanno detto di mandarti un'email e oh, per tutte le scienze! Che comodità, il progresso, ragazzo mio! Attendo con ansia le notizie della gemme stella. Sì, quando gli SMS dei vecchi telefonini erano ancora una novità nel 2002, a quanto pare, per il gioco. E beh, andiamo avanti. Di già c'è la Rocca Selvaggia, una fortezza presieduta da un mostro di pietra. Io sto qui di piantone giorno
e notte affinché il mostro non invada il nostro borgo. Ma se avete il permesso del sindaco potete passare. Ehi, aspettate. Io, scusate, ma io... Ecco, dunque, prima di tutto, io sono Cupaldo. Ho sentito che voi state andando al castello di Crimilde, e io avrei un piccolo favore da... Praticamente, cioè... No, no, niente, non è il caso di... Arrivederci. Che strana tartaruga, ma che caspita voleva? Boh, non lo so. Ed eccoci di nuovo qui. Muoviti. Tra poco facciamo level up e volevo farlo con un altro. Perché teoricamente... Vabbè che anche qua è pieno di cose da analizzare che io non lo stavo facendo. Ma si possono trovare cose nascoste. Eccolo qua, nuovo nemico che in realtà non è nuovo però... Ah! Ok. Mi ha fatto solo uno. Ecco qua i Koopa, si comportano esattamente allo stesso identico modo. Però... Enciclopedia. È un Koopa! Un personaggio che... calca queste scene da molto tempo. I suoi punti vita massimi sono 4, la potenza è 2, la difesa è 1. Ha una corazza durissima. Ma se lo rovesci con un salto o un blocco a pau, la sua difesa scende a zero. E allora non sarà difficile sconfiggerlo. Su, saltaci sopra. Va bene. È sbagliato. Vabbè, poi te sei un normale Koopa, maledetto. Che fastidio. Ed ogni turno cerca di alzarsi, come anche il precedente. Fai un salto fatto bene. Bisogna farlo proprio a contatto, nell'altro proprio per ti farlo anche un po' prima il salto. E non ci siamo ancora arrivati al level up, siamo 97, grande. Tessera C, ce l'ha droppata lui. Tessera adrenalina C. C sta per compagni. Quando c'è quel faccino sopra la tessera vuol dire che è per i compagni. Se un compagno è in pericolo, la potenza aumenta di 2. Perché sì, anche questa qua è una novità. Non c'erano tessere per i compagni nel precedente Paper Mario. Sarai te il fatitico Goomba che ci farà fare un level up? Non ho neanche visto se i Goomba ci danno ancora punti, cose o no. Tant'è lui lo sconfiggiamo con un colpo. E wow, lo scenario ci ha spoilerato cosa c'è davanti. E mi sa proprio di sì, perché solo con quel Goomba abbiamo già raggiunto il livello per arrivarci. E sbaglio. Fai la tua testata per favore, falla bene te. Ci devo proprio pensare che devo farlo così. Se non ci penso, non mi viene. E addio anche al Koopa. Level up. Si possono alzare le stesse identiche cose del primo gioco. Seleziona una cosa da aumentare. Punti vita, punti fiore o punti coso. Facciamo in ordine per ora. Tanto per ora non abbiamo molte tessere. E tanto per dire, aumentando i punti vita e i punti fiore, aumentiamo anche i punti... Cioè no, scusate, volevo dire, aumentando i punti vita e i punti fiore non aumentiamo quello del partner, tanto per dire. Per aumentare quello del partner c'è un altro metodo, in futuro che vedremo. Delle statue? Ta-ta-ta. Non si apre, come possiamo fare?
Forse così? Questi qua li incontriamo già molto prima, eh. E se non sbaglio, un martello normale non funziona, vero? Così era nel primo Paper Mario, eh. No, ok. No, no, credo che funzioni anche il martello normale. E intanto te fai enciclopedia su questo. È un teschiosso! È un teschio durissimo! Mi dispiace, ma non ho proprio. Non è proprio il mio tipo. I suoi punti vita massimi sono 2. E la potenza è 1. La difesa è 2. Abbastanza forte? No. Ah, sì, la difesa è 2, quindi con il martello non faccio niente. Non è sensibile al fuoco. Conviene attaccarlo con un blocco POW o un oggetto. Perché anche lui si può ribaltare, ma solamente con un blocco POW. Non con altre cose. Quindi siamo costretti a usare mazzapicchio per ora. Questo è un che stile fatto bene. Au, ecco che cosa fa quella cosa negli scenari. Cade e può farvi male. E ci sono diverse cose. Salta. Grazie. Beh, abbiamo tre Koopa da colpire, quindi. Testare a te farà su qualcun altro. È vero, avrei potuto colpire tutti e tre, impedendo a tutti di attaccare, ma ok, va bene lo stesso anche così. Facciamo bene, ti sconfiggiamo, ok. E questa cosa è un'altra opzione. Ogni volta che attacchiamo serviranno roulotte. Se due strumenti arrivano, sono uguali, il terzo te lo fa scegliere lui. E se lo fai terzo che te, a seconda dell'oggetto che capita, ti dà quella cosa. Questo qua è un fungo, se lo faccio tutti e tre giusti, che ho sbagliato, teoricamente mi avrebbe dato. Mi avrebbe curato tutti i PV. E ho sbagliato.